La scorsa stagione sono arrivate ad un passo dalla promozione. Quest'anno vogliono indovinare la ricetta perfetta per raggiungere il sogno chiamato Serie A. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È la prima giornata di Serie A2. A sfidarsi Franco Picchiapò in maglia rossa e Blue Eyes Capitolini in maglia bianco e celeste. Simone Mosca, sicuro non un cliente facile per il numero 5 della Picchiapò. Ora il tiro da lontano, Soncini con i pugni, Sestini ancora, cercare Vicini, c'è Sarto sulla destra, va ancora da Vicini, la conclusione alta sulla traversa anche del numero 14, fuori equilibrio. Chiede attenzione alle marcature in aria. Va Sestili, la traversa piena del numero 10 della Blue Eyes. Trema la porta di Soncini che si salva. Palla il pallone sulla linea di fondo. Aspetta che salgono i suoi compagni. Poi Musi, alto sulla traversa. Ancora la conclusione del numero 9, pericoloso. E può ripartire in contropiede. Un 2 contro 3. Sale ora il numero 7. C'è spazio davanti a lui. Cross in area. Decisiva la chiusura di Vicario che manda in calcio d'angolo. Si può continuare a giocare. Pallone che si impenna. Poi scaricato in porta dal numero 6. Palo clamoroso della Picchiapò con Vicario. Conclusione improvvisa di Vicario. Traiettoria velenosissima, si è stampata sul palo. Che brivido per Galizzi, ma siamo già dall'altra parte con il numero 18, il miracolo dei Soncini, ma l'azione non è finita. Gioca in profondità, contatto, limite dell'area di rigore, ha spinto qui, calcio di punizione per il Picchiapò. Andrà forse con il destro, Mosca. Proprio lui, col mancino invece, salva tutto sulla linea la difesa del Blue Eyes. Zolea la gioca all'indietro, la conclusione da fuori, pallone di poco al lato, parla nella mischia, calcio di punizione, situazione particolare con tanti uomini sulla linea di porta, a disturbare l'azione di Soncini. Sestili con il destro, con i pugni Soncini. Deve stare attento con le proteste, già ammonito il numero 10 della Blue Eyes. Non lasciare in 10, nei minuti finali, la sua squadra. Poi attenzione, rischia la frittata qui la difesa della Blue Eyes. Da Zaccardi, la palla non gli arriva, allora ancora Sestili, Veronica, numero di Sestili. Se ne va in mezzo a due, salta anche un terzo uomo Sestili, fa tutto da solo, poi il destro, Soncini lo ferma, la palla rimane lì e allora passati la tocca quanto basta per sbloccare il risultato, forse neanche l'ha toccata perché Sestili va a festeggiare. Wise fa 1-0, possibilità del contropiede per Bassani tenuto da Conti, attenzione perché era ultimo uomo Conti. Vediamo il cartellino. Rosso per Conti, ovviamente Sestili, altro fallo. L'arbitro però non lo fa battere, decide che non c'è più tempo. Finisce 1-0 per la Blue Eyes questa prima giornata di Serie A2. Decide il gol di Sestili.